Allora, Diego, per te ho una sorpresa questa sera, che oramai è poco sorpresa perché tutti i giornali l'hanno pubblicata, spero che tu non li abbia letti. Comunque, sono qui i tuoi compagni che hai aiutato a vincere due scudetti, compagni del Napoli naturalmente, nell'86-87. Loro mi hanno fatto vincere anche a me. E certamente, insomma, una cosa tutti insieme dell'89-90, e ci sono molti dei compagni del Napoli di quegli anni. Eccoli qua! Marco Paroni, Giuseppe Bruscolotti, Luigi Caffarelli, Andrea Carnevale, Costanzo Celestini, Giancarlo Corradini, Fernando De Napoli, Massimo Pilardi, Giovanni Francini, Claudio Carella, Bruno Giordano, Giuseppe Incocciato, Raimondo Marino, Ciro Muro, Alessandro Volpecina, Antonio Careca, Angelo Sormani, oggi allenatore della giovanile del Napoli, Emilio Accampora, medico sociale, Gino Russo, Salvatore Carmando, massaggiatore, il suo porta fortuna, e Piero Buzzone. Come questo, è una sorpresa, ma insomma, allora vieni qua. Adesso ti devi puoi toglierti la giacca? Sì. Ti dico perché, cosa facciamo io a te insieme. Ti metto bene il microfono. Ok, posso? Ok, allora. Adesso facciamo un piccolo gioco. Dimmi. Giochiamo, io devi sapere che da una settimana ho imparato a giocare a football. Allora, facciamo il gioco del torello. Dammi la palla, vieni qua. No, la devi dare a me, da lui è troppo facile. Allora, chi non vuole giocare come dottori si possono mettere su quei gradini. Chi vuole giocare, allora giochiamo. Mettiti là. Lo sapete il gioco del torello che cos'è? Sicuramente sì? Non lo sapete? Che bisogna tirare la palla e poi bisogna... Chi la perde naturalmente va a fare il torello in mezzo. Vai! Ole! Oh, aspetta! Ma non sempre a me, anche a loro, eh! Vai, Diego, vai! Ole! Prendila! Vai! Vai, vai! Muovetevi! Muovetevi! Forza! Forza! Ole! Fermati. Lei è capo tifoso del Napoli? Allora venga qua, perché così Diego la saluta. La saluta a nome di tutti i napoletani che sono in piazza del plebiscito. Madonna che fatica. C'è ragione, pazzesco. Allora adesso che un'emozione grande, vuole anche lei un bicchiere d'acqua? Ma Diego, mi fai finire tutte le bottiglie di acqua minerale stasera. Allora adesso. Ciao Marco. Dai, tira! Cosa ci avete, paura? Vedi, tira! Fabio, vieni! Oh, e questo bimbo chi è? Vieni, Fabio, vieni.
E questo chi è, Diego? È il figlio di mio fratello. È il figlio... Buonasera. Come ti chiami? No, si parla è un fenomeno, Raffaella. Ciao. Si vede che io non ho fatto... È così, va. Come si chiama? Tipo... Allora, non mi dire che gioca già a pallone. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Vieni, vieni. Ehi, là! Questo è il figlio di Ugo. È il figlio di Ugo, tuo fratello? Mio fratello. E vedo che già è un maradonino in ascesa. Allora, io ora vi pregherei di non andare via perché dopo dobbiamo fare una cosettina insieme. Adesso, aspetta, dobbiamo lanciare la sfera dei sei premi. No, tienilo un attimino, Christian, perché... Aspetta, prova a tenerlo io in mano, sì, col pallone. Mi dà retta. Vieni qua. Sono... No, reggere i bambini su reggere, non abbiate paura. Non capisco se parlano o non parlano, ma... Ecco, sì, non ci vuole stare. Sono disperata. Tira su il cannone. Diego, adesso tu sai che questo è un programma legato alla Lotteria Italia. Che dobbiamo fare qui? Adesso devi lanciare questa sfera in questo tunnel. Dopo volevo salutarla con calma. Comunque, eccola qua, Graziella. No, no, tienla stretta. Ma la puoi lanciare dolcemente in questo tunnel. Questo bambino quando vede il pallone impazzisce, vedi? Sì, sì, la fai, la fai. E facciamo vincere sei premi a un telespettatore che... No, adesso la deve lanciare lo zio. Dopo una... Sì, dentro. Vai, lancia. Ecco qua, è partito il nostro computer che sceglierà un fortunato vincitore. Il signor la pelota, papi. Te l'ho portato via la palla. No, ma torna. Come si chiama di nome? Questo è Diego. Diego anche lui? Diego. Ah, Diego, Diego. Diego come il figlio di Careca. Diego come il figlio di Careca. Bellissimo bambino. E lei sua sorellina, sua ermanita? Sì, Nicole. Ah, gemelli addirittura. Sì. Allora, abbiamo... Si è fermata la sfera al numero 11. Ha pagato per uno e gli è venuto due. ma in Argentina succede questo anche altro. Sì, è vero. Senti, Diego, adesso non andare via, no. Perché dopo vorrei riparlare un attimo con te. D'accordo. Adesso vediamo chi vince col lancio della sfera che hai fatto tu, i sei premi della Lotteria Italia. Okay? Ok? Allora, tu adesso siediti vicino a Graziella. Io vengo a prenderti fra un momento. Grazie di essere intervenuti tutti, naturalmente, questa sera. Grazie. Bentornati. Allora, Claudia, io vorrei sapere come stanno Dalma e Gianina, che ci stanno vedendo, perché tu sai che andiamo in diretta anche in Argentina, in tutto il mondo, con Rai 1. E guarda, applaudi anche lui. Sono cresciuti adesso, eh? Sì, una c'ha 11 e l'altra 9. 9 anni. E sei felice di come crescano? Sì, soltanto che adesso crescono troppo in fretta. Troppo in fretta. Senti, ma come vivete voi a Buenos Aires? Potete andare per esempio in un ristorante e per colpa di Diego avere sempre i fotografi intorno, oppure avete anche un po' una vostra... Grazie a Dio per colpa mia. Grazie a Dio, hai ragione, perché infatti bisogna essere felici. La libertà in fondo un po' si paga quando si ha un successo mondiale come il tuo. E tu, voglio dire, hai dei momenti di privacy con lui e le tue bambine da soli, tranquilli? No, è molto difficile. Molto difficile. Anche quelle che adesso se fermano un po' la gente sono le bambine. Lasciami stare con mio padre tranquilla, non chiamo mai, lasciami stare, perché sennò è impossibile. Sennò è impossibile. Senti, ma qual è la cosa che ami di più di Diego? Non lo posso dire. Ah, ecco, abbiamo capito tutti però, sai, qui in Italia è uguale. E adesso, ecco, Napoli ti sta salutando. Ciao, vorrei Raffaella. Che Diego tu dicessi una cosa, adesso non puoi vedere, ci sono le telecamere, ma vedi, Piazza del Plebiscito è piena. Allora, sì. Io so che ti sarà impossibile andare a Napoli in questo viaggio, sì. Ma ti posso prendere una promessa di andarci quando tornerai? Io voglio promettere a tutto Napoli
che questo viaggio io sono venuto per te e per un problema giudiziario che avevo, no? Ho fatto due cose che a me mi è piaciuto, però in questo momento non posso andare a Napoli, però io prometto che la prossima volta che venga, che non sarà... Non sarà domani. Tarde. Ah, cioè, ma nemmeno tanto lontano. Eccolo qua, è la mia traduttora, sei? Sì, signore. non sarà lontano sicuramente, però ritornerò per venire a Napoli e magari non andrò più via. Ah, benissimo, avete sentito questa promessa? Guarda come sono felici. Noi abbiamo un momento di pausa, ci rivediamo dopo. Attenzione, piazza del plebiscito, perché ci sarà una sorpresa per tutti quanti voi. Ecco qua, sta già girando il nostro contenitore con le sfere per estrarre il settimo numero. Stop, fermati. Vorrei salutare un amico e ricordarvi che è uscito un suo libro su Fidel Castro e il Papa e che su Rai 3 da lunedì ci sarà una nuova serie di storie. Sto parlando e do il benvenuto a Gianni Minà. Buonasera e in bocca al lupo per la nuova serie. Antonio Careca, dove sta? Dove è andato? Antonio Careca è venuto. Ragazzi, veramente fra giocate, guarda come ti salutano! Bellissimo! Antonio Careca, dovete sapere, è venuto apposta dall'Argentina a sue spese come un vero signore per salutare tutti i suoi compagni di questo Napoli pieno di due scudetti, pieno di gioia e di felicità, sperando che questi tempi